Ciao a tutti, io sono Edvige e questo è il mio canale YouTube. Allora, ieri abbiamo fatto le pesche sciroppate, oggi facciamo la confettura di pesche. Ho utilizzato sempre le pesche gialle, i gialloni, che a noi piacciono tantissimo. Sono particolarmente dolci, hanno un sapore intenso, a noi piacciono veramente tanto. Il concetto è lo stesso. Allora, le laverò con l'acqua bene bene tutte quante una ad una. E poi in questo caso la buccia non gliela tolgo perché col fatto che contiene pectina mantiene anche di più il gusto. Allora, adesso vado a lavarle bene bene e poi le taglierò. Eccoci qui. Allora, queste sono le pesche, guardate che meraviglia. Sono del mio fruttivendolo che c'ha sempre una bellissima verdura e frutta. Allora adesso io prima la taglio a metà, così vediamo se riesco a togliere l'osso. Bene bene, ecco qui, ci sono riuscita. Adesso le faccio a pezzettini, così cuoce prima. Se vedete qualche ammaccatura, qualcosa, ovviamente toglietecela. Qui. Poi vedete, la parte dell'osso è semplice, come ho fatto ieri per le pesche sciroppate. Si toglie questa parte centrale con il coltellino, vedete? E l'abbiamo svuotata. Ora continuiamo a lavorare questa pesca a pezzettini, la riduciamo a piccoli pezzi, così facciamo anche prima con la cottura. E vedete, qui c'è un po' di macchia, questa la tolgo. Ecco qui. Così. E andiamo avanti così fino alla fine. Allora, abbiamo sbucciato tutte le pesche, eccole qui. Allora, adesso abbiamo fatto 1,9 kg di pesche, 800 grammi di zucchero e adesso spremiamo un limone e mezzo, eccoci qua, spremiamo un limone e mezzo e ce lo aggiungiamo. Ecco qua. Il limone gli dà, oltre a dargli il sapore, ovviamente l'acidità mantiene meglio, conserva meglio la confettura. Quindi adesso nel pentolone, qui, ci mettiamo tutto lo zucchero, ci aggiungiamo il succo del limone, tutto, accendiamo il fuoco, faccio sciogliere appena appena e poi aggiungo le pesche. Allora, come potete vedere, ho fatto sciogliere un po' lo zucchero col limone, ho versato tutte le pesche e ho aggiunto appena appena un po' di cannella. Adesso lo facciamo cuocere più o meno mezz'ora, tre quarti d'ora e poi vediamo il risultato.